noi abbiamo un aumento dal 2013 ad oggi di quasi 10% di aumento di lavoro nero. E la cosa che ancora più ci preoccupa è che al crescere del lavoro nero aumentano purtroppo gli infortuni sui luoghi di lavoro. Questo connubio, lavoro nero e crescita degli infortuni, naturalmente ci dice che noi abbiamo la necessità immediata di intervenire con proposte serie ed operative, perché l'altro elemento che emerge è che in Sicilia sostanzialmente gli organi ispettivi sono completamente destrutturati. Anche qui ci sono dati che mancano il 70% degli organici e addirittura ci sono province in cui sostanzialmente penso a Palermo, in cui i dati di Palermo ci dicono che abbiamo gli stessi organi ispettivi che ci sono in province come Enna e Caltanissetta. Il lavoro nero nella visione comune è soltanto un lavoro non contrattualizzato, in realtà non è solo questo. No, assolutamente, perché poi c'è il sottosalario, poi c'è il dumping contrattuale, ci sono tanti elementi che qualificano il lavoro nero, perché qui in Sicilia noi abbiamo un problema, non soltanto la mancanza di lavoro, ma abbiamo soprattutto il problema che la qualità del lavoro è del tutto scadente, appunto lavoro nero, sottosalario, sfruttato e quant'altro. Tutto ciò non è più accettabile, per questo noi facciamo appello alle istituzioni da un lato, di attivarsi subito per ristrutturare complessivamente la macchina ispettiva e quindi innanzitutto aumentando gli organici così come è necessario fare. Dall'altro noi riteniamo che sia sempre più necessario intervenire anche da un punto di vista legislativo, per esempio per favorire l'incrocio tra domande e offerte nei luoghi pubblici. Penso a tutto quello che sta avvenendo in agricoltura, dove sostanzialmente il mercato del lavoro è destrutturato, ma la stessa cosa vale nell'edilizia. Gli ispettori del lavoro in Sicilia sono il nostro cruccio. Noi abbiamo diverse situazioni all'INPS, all'INAIL e all'Ispettorato del Lavoro, e nell'Ispettorato del Lavoro abbiamo circa 94 dipendenti che rischiano di diminuire da qui alla fine dell'anno per pensionamenti ed altro. Però il dato più preoccupante è quello di Palermo, dove abbiamo solo 4 ispettori del lavoro. E si consideri poi che abbiamo circa 100 103 ispettori all'INPS e 20 all'INAIL. Quindi con questo esercito di ispettori noi dobbiamo controllare 368.000 aziende siciliane. Abbiamo fatto un calcolo che volendo controllare almeno una volta le aziende ci vogliono 8 anni per poterle controllare tutte con questo esercito di ispettori.